Buongiorno a tutti. Il software che state per vedere lo uso per correggere i compiti sullo spostamento dei pesi a bordo. Bisogna scomporre lo spostamento del peso sull'asse Z, quindi verso l'alto o verso il basso, sull'asse Y, quindi trasversalmente verso dritta oppure verso sinistra, sull'asse X longitudinalmente verso prua o verso poppa. Sono dei dati da compilare. Ovviamente bisogna compilare i dati relativi alla condizione iniziale della nave. Questo software può essere usato anche solo settorialmente, quindi solo sull'asse verticale, sull'asse trasversale oppure sull'asse longitudinale. Per quale motivo, professore? Voglio vedere quanto si sposta il baricentro. Se io sposto magari dall'alto verso il basso, voglio abbassare il baricentro una quantità d'acqua dalle casse di zavorra, quindi posso usarlo anche solo per verificare quanto si sposta il baricentro verticalmente, spostando volontariamente durante la navigazione per aumentare l'altezza metacentrica il peso, spostando il peso d'acqua dall'alto verso il basso con le casse di zavorra, oppure magari se si può fare con il carico. Quindi questo software lo uso da tanto tempo per correggere compiti, l'ho inviato spesso a qualche collega e l'ho inviato anche a qualche alunno che voleva controllare il software presente a bordo. Ho provato tutto quello che vedrete con la calcolatrice scientifica impostata in gradi, non in radianti, anche il software per i due angoli vi darà risultato in gradi e non in radianti. Buona visione! Questo software è abbastanza semplice sia da compilare che da capire. Bisogna riempire solo le caselle bianche. Vedete qua, dislocamento, lunghezza tra le perpendicolari, L1 dalla perpendicolare di poppa alla perpendicolare di prora, L2 se lo prendo in automatico, immersione addietro, immersione avanti, immersione media se lo prendo in automatico e soprattutto, questo è importante, KG iniziale, KM iniziale e KML longitudinale. KM sarebbe trasversale, KML longitudinale, la posizione del metacentro trasversale, la posizione del metacentro longitudinale rispetto a K, rispetto al piano di base. KG è la posizione del baricentro rispetto al piano di base. Bisogna inserire quindi dati nave, questi ovviamente li prendi in automatico, e la larghezza al galleggiamento della sezione maestra e soprattutto il bordo libero della sezione maestra. Se io provo a compilare una casella non bianca, vedete che parte la protezione, quindi non si possono compilare le caselle che non sono bianche. Spostamenti del peso, qui bisogna mettere il peso del 80 tonnellate nell'esempio. L'oggetto che io sposto quanto pesa ed espresso in tonnellate. Poi lo spostamento verticale, qua devo scegliere A come alto, B come basso, lo spostamento trasversale sull'asse Y, D come dritta, S come sinistra, e lo spostamento longitudinale del peso P come PP come poppa, PR come prora. Quindi devo indicare il verso dello spostamento del peso in automatico. Il software, e qui c'è una precedenza ovviamente, prima calcola gli effetti dello spostamento verticale, poi gli effetti dello spostamento trasversale, attenzione, intesi anche come angolo di ingavonamento e soprattutto come menisco, cioè quanta parte di opera morta murata va a finire sotto, quindi menisco di immersione, oppure quanta parte di opera viva va a finire sopra, quindi il menisco di emersione. È chiaro che cambia anche il bordo libero di dritta e il bordo libero di sinistra. Qua c'è la direzione, il verso in cui la nave si ingavona ed è corrispondente al verso, vedete, D, in cui sposto il peso. La stessa cosa vale per gli effetti dello spostamento longitudinale, sono molto più importanti perché la nave è molto più lunga che larga, quindi potrei avere dei problemi soprattutto per le immersioni. Non devo avvicinare troppo l'elica e il timone all'acqua, se no l'elica va in cavitazione, non devo abbassare troppo il bulbo, se no praticamente perdo il coefficiente di penetrazione in acqua, d'accordo?
Quindi questi sono, vedete, tangente di beta e beta, l'angolo che poi in cui la nave si inclina di prora o di poppa, e soprattutto i nuovi pescaggi TA', TF', TM, e per controllo la differenza di assetto dovuto allo spostamento e il nuovo assetto espresso sia in metri che in centimetri. L'assetto iniziale, questo è l'assetto iniziale, come vedete si prende in automatico ed è sempre TA meno TF, quindi l'assetto finale sarà TA' meno TF'. Anche qua la nave, come vedete, a causa dello spostamento passa da nave a poppata, vedete in alto a sinistra in giallo, le condizioni iniziali, a nave a prua. Qui c'è la leggenda che io ho utilizzato in questo esercizio: Gigi con uno spostamento del baricentro verticale, Gigi con due spostamento trasversale del baricentro e Gigi con tre spostamento longitudinale del baricentro, tutti e tre causati dallo spostamento del peso. È normale che io qui sotto scriva, ci potrebbero essere degli errori nelle formule, e ho provato tutto con questa signora qui, con la calcolatrice scientifica impostata su gradi, non su radianti. La risposta, se per gli angoli, è sempre in gradi, anche il software vi dà le risposte in gradi e non radianti. Questo software verrà dato a disposizione a breve al gruppo di lavoro Facebook Saturatore Appunti di Nautica e verrà inviato a tutti gli abbonati del canale. Spero di aver fatto cosa gradita. Buona serata a tutti. File sullo spostamento dei pesi a bordo.